Che non manca di sicuro a voi è un attacco, insomma, dove i nomi pesano, insomma, te e Zenga conoscete. Certo, quello no, non è che pesa, però si sa, cioè, le squadre ci conoscono, ti guardano sempre con un occhio di riguardo, Certo. vogliono sempre fare comunque, ti chiami Casale, vogliono fare sempre bene una partita Chiaro. comunque, diciamo, della vita. E poi sai, vai a casa, magari dici, non ho fatto toccare un po' una Zenga, non ho fatto toccare un po' una Russo, sai, comunque Certo. è una bella cosa. E noi dobbiamo fare sempre di più, dobbiamo fare sempre di più e non possiamo calare la concentrazione, perché sennò se pensi di essere più forte degli altri non fai tanta strada, Vabbè, ne fai penso che poca. hai abbastanza esperienza per saperlo. Ti faccio allora l'ultimissima domanda che, allora noi abbiamo un'altra trasmissione che si intitola Lega Pro senza segreti, dove appunto andiamo un attimo a sviscerare quello che è successo domenica per domenica nei tre gironi di Lega Pro. I grigi salgono o no quest'anno? Io ho già detto che se salgono faccio l'abbonamento il prossimo anno. L'ho già detto proprio liberamente, perché vabbè, giocano sabato, meglio di così, poi arrivano squadre importanti, ermo cagata, quindi sì, sarebbe bello. Non lo so, la squadra ce l'hanno, le potenzialità pure, adesso stanno facendo bene, però qua in Alessandria è meglio stare sempre con i piedi per terra. Perché Vabbè. poi c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo che ti fa cadere tutto il castello che ti sei creato. È Vabbè, così, è vero. chissà che non si arrivi alla volata con. Sarebbe bello se si arrivasse con Novara e poi, insomma, lì. Sì, dai. Vediamo anche lì. Siamo a seguire, perché quando giocano lunedì o a sabato, quando posso, vado a vederli volentieri. E quindi, no, questo non è da prendere offesa per nessuno, quello Certo. penso che chiunque lo farebbe, Al volentieri. cuore non si comanda. Chi Allora. ama questo sport, lo sa che è così. Allora, innanzitutto grazie per la disponibilità Gianluigi e in bocca al lupo intanto per domenica e poi insomma speriamo di vedere Casale a fine campionato un po' più in alto, insomma. Ok, grazie mille a voi e buona serata. Ciao Gianluigi, grazie ancora. Ben Ciao, ciao. ritrovati in studio, grazie dunque a Gianluigi Russo, a cui auguriamo una sfavillante carriera e soprattutto un super girone di ritorno che faccia sì che il suo Casale possa insomma rientrare nei giochi che contano. Speriamo appunto nel proseguo della nostra trasmissione, nelle prossime puntate, di poter contare sempre su i contributi degli addetti ai lavori che insomma meglio di nessuno possono illustrarci insomma come stanno andando le cose. Speriamo anche di avere qualcuno per quanto riguarda la Serie D e perché no anche qualcuno dalla Lega Pro. Direi che per questa prima puntata è tutto, io spero di essermela cavata, vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi sopportato e insomma speriamo che aspettando domenica possa avere la fortuna che ci auguriamo di avere, insomma noi ci proviamo, non siamo dei professionisti ma ce la mettiamo e ce la metteremo assolutamente tutta. Ci ritroviamo giovedì prossimo dallo studio di Via Cugnen, un saluto da Davide Maino, una buona serata. Ciao! Cosa che conta, dimmi se
farai qualcosa. Se mi stai sentendo, avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, ora so piangere, so che ho bisogno di te, non ho mai saputo fingere.